tutti ragazzi e benvenuti. Siamo di nuovo qui con Life is Strange True Colors, capitolo 2. Sta iniziando proprio adesso, le lanterne. Ah, quindi non è lato B. Ah no, allora si chiama Lanterne. Lanterne. Allora, nel capitolo 1 lei è arrivata in città, ha conosciuto un po' di gente, il bambino ha rotto le palle come fanno tutti i bambini, e poi alla fine, per salvare il bambino, il fratello è morto, cioè si pensa sia morto. Visto che l'hanno spoilerato quelli del gioco, diamo per scontato che sia già morto, dai. Stanno scendendo le foto del funerale. Ah, stanno scendendo le foto del funerale. O le stanno guardando per ricordo. Gabe was the worst bartender I've ever known. Ah, che cosa brutta hai detto? I never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before. Till he came along. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. Ma quindi adesso si è lasciata lei. Con quel Mac si poteva sì, mettere adesso. He booked my band to play the lantern. All the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. Preciso questo. Ah, se l'è scritti, no, che palle. No. So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Gabe stood like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people. Come, questi fanno tutta la cosa contenti, non pensano tipo, ma per questo è successo sto fatto, come è successo. Ah no, infatti. I know! That's why the gay is silent. Pure quella che mi è rimasta mezza vedova, allora. No, beh, non era sposata, no? No, no. He was the kind of guy you wanted to be around. He was a world-class bullshitter. He was my best friend. Lui è con la cielo, non ci sono. Came into this bar as a stranger, but he left it as family. Potrebbe essere stato pure quel Mac che ha tirato una bomba. Ah, vabbè, io ce l'ho il sospetto che sia stato. Però mi sembra troppo. Questo vuole essere assolto quando questo uomo dell'uccello. No. Che l'ha fatto mettere la storia apposta. No, non credo. An accident. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure. Ah, vedi, questo è spaventato, questo Mac. He fucked up. And now. Hey, bro, questo Ryan sta dando colpa a questi della miniera. Dice che non hanno rispettato gli ordini. Ah, vabbè, allora è sicuro, perché ha detto c'ero io di turno. Called it would have gone through me. Vabbè, l'ha fatto apposta allora. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister, Alex heard the whole thing. He's right. I was there when Gabe made the call. I'd like to hear what you have to say about that, Mac. I'm not saying anything. Just I didn't get a call. Perché mente così spudoratamente questo? Vabbè, questo mente sembra un po' troppo, cioè, però dire che mi ha ricevuto una chiamata ma non si capiva bene, cioè, questo è quello che ha parlato con nessuno. When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying,
pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Right. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life. Look, I told you there was no call to miss. Okay, maybe the call got dropped. Oh shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. Ma che stai dicendo questo? Dai, stai dicendo una cosa assurda. Just as eager as you to understand all this, son, but there was a time. Bullshit, Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear if you say there was no call one more fucking time. Stop it! Stop it now! Mi sono tutti ingazzatissimi, eh? Beh, ma ci credo. Ma lei non dice niente. This is not the time or place. Vabbè, però non c'entra comunque, perché se l'ha ucciso questo Ryan, cioè se l'ha ucciso questo Mac, si deve sapere. Ma ucciderlo è come se non avesse ucciso nessuno, solo che se quello non ha interrotto i lavori, comunque quelli hanno fatto scoppiare queste cose per fare quella pulizia. E perciò comunque è stato lui che l'ha ucciso, perché lui non ha riferito. Più che altro questa dovrebbe essere la più grande ingazzata, perché questa Charlotte, perché comunque poteva morire pure il figlio, basta che facciano un po' tardi veniva ravolto quello. I'm not the one who killed him. No, che vogliono da questo Ryan? Vabbè, che questo sembra sospetto. Comunque alla fine poi è lui pure quello che ha tirato la corda. Vabbè, sì, questo è vero. I heard that you were the one. You shut the hell up. No. No, go ahead. You got something to say, Mac? Let's fucking hear it. Come on, guys. Don't make me intervene. All right. Fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. Che si interrompe così? Bene, perché vabbè, che lei se n'è andata. Ah. Comunque non gli fa vedere quello di quando non c'è lei. Vabbè, più che altro lei adesso si stava per sistemare, invece comunque si è incasinata di nuovo tutto. Vabbè, diciamo non proprio, perché comunque in fondo qui può sempre vivere, prende il posto di suo fratello. Comunque quando familiari non ce l'ha più. Vabbè, però alla fine lei comunque in fondo non è che lo conosceva suo fratello, eh. Vabbè, era giusto un ricordo d'infanzia. Gabe really wanted to do the LARP for Ethan. But by the end of it, he was more jazzed about it than anybody. Sì, vabbè, però non vorrei dire, però mi sembra un momento un po' brutto per... Vabbè, però ci sta che uno fa tipo commemorazione, questa dice guarda quante cose di questo, io so tutto. Però diciamo ci sta, perché comunque lei era la migliore amica. No way. I can't. What? Cosa è successo? What a dick. Oh, oh. Vabbè, però diciamo comunque è inutile che si mette a farla diventare ancora più depressa lei. Comunque lei dovrebbe tipo consolarla. Sì. Ma per lei forse è quella che se ne frega di meno. Vabbè, che fa ste cose? Io altro vado a vedere riflessa nella finestra e dice che questa mi vuole toccare da lontano. Poteva pure chiedere in realtà, eh. No, aspetta, questa è l'ultima cosa. No, vabbè, no. Presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Oh, you're the worst. Can't believe I have to stay in this stupid town. I think we both know you could have beat me if you really wanted to. So you're welcome. Bullshit. Can I get a few matches of Dino Racer in? Sembra lei quello. Questa tutte le cose che più le fanno pensare a quello. Io le sto nominando. Vabbè, no, ma più che altro si sono invertiti i ruoli. Cioè, vabbè, pure. Sta Steph doveva consolare a lei. Però in realtà non è vero, perché come hai detto tu, lei non è che l'ha conosciuto più di tanto questo fratello. L'ha conosciuto giusto come erano da bambini. Vabbè, ne aveva un ricordo e poi nemmeno chissà che bello, visto che stanno in una famiglia di schifo. Per me era la scemenza più grande, quindi.
Gabe tell you we played? Sì, dici sì. No, è un presentimento. I just had a hunch. Yeah? Well, you're right. I don't really think it's a great time. Questa non vuole fare niente. Allora, te ne scusa, se non è d'accordo ne piange. To 5 points if you say so. Proprio in grado questa Steph. Infatti. Vabbè, troppo facile. Mi ha devastata proprio. Tu ci hai mai giocato a biliardino nella vita reale? Sì, sì. Io no. È divertente. Questi minigiochi che hanno inserito sono divertenti. È vero, sì. Dai, ce l'abbiamo fatta, però. Sempre scarsa, dai. Però vabbè, stavolta si era fatto 2 punti. Vabbè, uno ha fatto il PDA. Vai, dobbiamo vincere. E vabbè. Oh! Perché non è proprio facilissimo, perché tu devi muovere tutti con il morale, no? Cosa dicono i perdenti? Non ci casco, eh. Ho perso! Fucking finally! Che schifo! Abbiamo trionfato tutto. Poi c'è confuso che ci andare a parlare, però, eh. Better loser than Gabe. That's no fun. Sorry to spoil the victory. Ah, si è calmata. Made that call. But did Mac really let the blast go off just to get back at him? Beh, adesso era un po' pazzo. Anche se vabbè, cioè, ci stava che quello la. Ha fatto fare partire esplosioni perché comunque quello era stato lasciato. Sì. Quindi comunque era parecchio preso. Bro, cioè, sì, ci siamo cambiati in automatico perché ora non abbiamo più la giacca. Metti. Questo? No, questo non mi piace. Questo è carino. Questo, quello dei lupi. Ok. Che ricorda pure un po' Life is Strange 2, eh? E lanciamo pure il messaggio che siamo allupate, eh? Smettila! Dai, sistemiamo tutto questo casino. No, noi siamo, lavoriamo qua. Perciò. Sembra non ci tocca. Ah, tranquillo, era solo scena. Vabbè, non facciamo la stiosa, eh. Se no vuoi dire, ah, là, pure tu. That was pretty rough. Although it's hard to imagine a good version of your dead brother's wake. No, there's no good version. Just all of us trying to get through it together the best we can. Wasn't the first wake held in this old building. I doubt it'll be the last. Anyway, if there's anything I can do, just let me know. I need to talk to Mac. I know he's lying. I just don't know why. Any idea where I can find him? Well, he helps out Eleanor at the flower shop. That'd be the place to start. Thanks. Beh, ma scusa, perché? Scusa, non so il perché. Normale, quello è morto. Ora può essere stato quel Ryan che ha organizzato tutto, eh. Toglierlo da mezzo. Vabbè, però sì, è probabile. Cioè, diciamo, può essere pure che il gioco sta facendo questa strategia di farti pensare che questo Mac invece in realtà è quel Ryan. Beh, più che altro perché se questo Mac è troppo scontato. Chiave del bar e della casa. Vabbè, diciamo, è brutto perché loro si erano pure appena ritrovati. Sì. Cioè non hanno trascorso nemmeno un giorno insieme, se ci pensi. No, dove tutta la giornata, si è conclusato così. Andiamo a parlare con Ryan, su. Ok, guarda la gioventù. Ah, dobbiamo menare Mac al negozio di fiori. E menare pure Ryan, perché Ryan pure... secondo me Ryan è losco, eh. Sì, penso anch'io, anche se non ci voglio credere, visto che mi piace, eh. Sì, però secondo me proprio per questo motivo è sì, losco. Sì, è molto sospetto, sicuramente. Oh, se posso fare una critica al gioco, una cosa che proprio non mi sta piacendo e che quindi trovo insensato a livello di cosa di cercare questa cosa di suo fratello, è che comunque in fondo lei se ne sbatte proprio le palle. Cioè, non voglio fare spoiler, proprio perché se ti ricordi tipo in The Last of Us 2, eh? All'inizio proprio c'era la cosa del lutto, no? Era tutto diverso, già l'aspetto dei personaggi, come stavano, come si ponevano. Lei, i pensieri che fa, cioè, fa capire proprio che è tutta una giornata come un'altra.
Non se ne frega di niente che vabbè, è morto sto Gabe. Vabbè, ma appunto perché. Io penso perché lei non ci teneva più di tanto, forse. Vabbè, ma la dovrebbe almeno rompere a cercare la verità. Cioè, sembra come se non fosse successo nulla. A sto punto era meglio che non era la sorella, era qualcun altro, tipo un amico, conoscente. Allora, comunque, detto a parte questo motivo che lei non traspare nessuna emozione. Ah, oh. C'è Ethan. Oh, abbiamo Ethan, vediamo cosa. Ethan è incazzata morta, attenzione! Losing Gabe's been hard enough for a supposed grown-up like me. Ok, che se ne importa? Quella è tutta colpa di Ethan. Vabbè, però diciamo più che altro perché infatti lei è la consolatrice del mondo. Nessuno consola lei, ma d'altra parte lei non se ne frega. E questo è il senso. Quindi forse se lei non è la sorella, tipo una cugina, un'amica, forse ha vabbè, più senso. Però ci sta perché, ho detto, loro comunque sono stati lontani. Alla fine lui ormai era un estraneo. Era tipo come un amico d'infanzia. Quello sì, però il fatto che lei... Beh, quella come ha detto Steph, si tiene tutto dentro, non piange, però... Però sì, è carina sta cittadina. Diciamo è proprio la primissima volta, perché i vari Life is Strange ti danno quella piccola area da girare. Anche il primo, se ti ricordi, c'era il marciapiede, tu camminavi giusto sul marciapiede e basta. Non c'era questa cosa così un po' esplorabile. C'era giusto appunto quella piccola area circoscritta dove c'erano gli indizi che ti servivano. Ma questa già se ne sbatte. Glad you stopped by. I've only got a sec, but... Have you talked to Ethan at all? Cacci i soldi, va. This may be too strong a word. I tried. He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. Like costumes, foam swords, that kind of thing? Yeah, but designed just for him and Thanor. Vabbè, sì. Vabbè. Basta che paga lei. I need your help, though. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? So, what do you think? Who would... Aspetta un attimo, bene, lo sta facendo di nuovo perché questa Steph ha detto quello che ti ho fatto per me stamattina, adesso ha detto dobbiamo farlo anche per Rita. Però a sta Alex non ci pensa nessuno. Infatti. Cioè hanno per scontato che a questa se ne sbatte. Questa o perché hanno inteso che tanto il giocatore se ne sbatte di sto game. Vabbè sì, infatti. Mi piace quello a sinistra che mi ricorda quello di The Witcher là. Sì, è vero. Questo qua. Sì, sì. Alex, fatti il personaggio. Il bardo, nome. Ah, dobbiamo farsi scegliere chi deve interpretare chi. Razza mezzelfo, classe bardo, abilità, campo di risorse. Vabbè. Storia erotica. Eccola, Beh, abbiamo fatto proprio subito a trovare l'oggetto. Vabbè, perché io già avevo in mente di mettere quello. Vabbè, perché la chitarra non mi sembra il caso. Però andiamo prima al dispensario. Ok, dobbiamo scoprire dov'è. Questo, sì sì. Hai visto che bella quella vetrina? Ah, particolare. No, comunque è molto bello veramente questo Life is Strange. Ma a parte tutti gli scherzi, è molto curato, sì. Ancora sti genitali. Chi è? We met briefly. You're Gabe Chen's sister. Chi è questa? È quella che sta al tavolo con quel ubriacone. Ah. Ma si sono bloccati i dialoghi dei Jedi. He had a big heart. I'm so sorry for your loss. Boh, beh, si è buggati. Si è buggati i dialoghi. No, ma noi non c'eravamo mai entrati qua, è vero? No, non potevamo entrare. Diciamo, adesso è la prima sezione proprio esplorativa della città, Ah, ma questo è per farti quelle cose, là. Quelle... Non è la farmacia, allora. Una cosa che ti fai le canne. From Typhon. If... Ah, sì, la devi firmare, allora. No, è che è scema. È quella ditta di quelli minatori. A big one. How big are we talking? It's send Ethan to college big. Shit. Are you gonna sign it?
I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... What would you do? Do you think it was... Aspetta, ma non ho capito. Che denuncia deve firmare? No, in pratica questa ditta, la ditta, quella dei minatori delle esplosioni, hanno visto che questa, anche se non è la moglie, quindi non so perché, comunque visto che lei ha subito sta perdita di quest'uomo, gli ha detto che le danno un assegno di soldi se lei accetta di non denunciare mai, quindi di lasciar perdere il caso. Ah, vabbè, allora no, non avevo capito. Perciò dicevo di no. No, no, però in realtà comunque non si sa se si giungerà mai a una conclusione. E poi vabbè, lei che se ne fa? Pure che... Vabbè, infatti sì, che te ne importa, viene arrestato uno scemo. E poi non ce la possiamo fare noi. Non dai soldi pure a noi. Scusa, è vero che... Vabbè, infatti avrebbero dovuto darla a lei. You have to put Ethan first. If the money helps, I think you should take it. Thanks, Alex. That means the world. That affidavit feels scummy, but Ethan should come first. I really appreciate. She said it's not betrayal. Still makes me feel. Ah, qui c'è il muro invisibile, ok. Quindi il mondo è solamente questa corridoio a L alla fine. Nulla di immenso. Ah, ecco, negozio di fiori. Ma negozio di fiori non ci lavora quella donna. Allora scusa, quello se sei lasciato non ci sta sicuro qua. Infatti, boh. Io pensavo che ci lavorava quella vecchia. Ciao vecchia. Oh. Non farti la vecchia. No need to apologize. How are you, dear? Oh. I'm still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Oh, Sasa, che è morto lui. Non lo so, infatti, quello stavo pensando. Is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now what was I? Questa è la parte del trailer. Sta puzzando? No, vabbè, può essere qualche problema tipo di Alzheimer. Ah, sì, perciò forse non si ricorda. Che è questa cosa? Ah sì. Che è questa, si mette a entrare nelle stanze così? Vabbè, qua lascia la porta aperta. Beh, è un modo particolare di mostrare un tema così importante questo. Sì, no, ma è fatto. Anche perché poi è un personaggio secondario, questa vecchia. Però te lo farei in un modo interessante. Ma no, ma è proprio bello il gioco. Devo dire la verità, mi sta piacendo proprio tanto. Beh, che scemenza, come l'aiuta? Beh, solo dandogli un po' di convinzione, ma... Forget what you were working on. Ah, dai, che aiuto è? Beh, ma scusa, ma non... sono tutte sbagliate alla fine. Sì. Perché pensaci meglio, pare che sfotti. Ripercorri i tuoi passi un'altra volta. Kira Riley le ha detto che non vuole far sapere niente alla figlia, quindi forse concentrati su qualcos'altro. Going on today. I could help you retrace your steps. Oh, I don't wanna keep you. Hey. I wanna help. No, mi piace anche questa musica che c'è di sottofondo, pure la cosa, il dettaglio che hanno curato della cosa tipo, come si chiama quel gioco? Hellblade, che si sente queste voci di sottofondo. Sì, in questo caso sì, ce l'avevo fatto casa anche io. Che dobbiamo fare? Dobbiamo ripercorrere cosa ha fatto. Prima di tutto a girare il cartello, no? A qualcuno che ha prenotato quei gigli, che sono pure preparati, tipo a dire quando viene qualcuno gli dai. Sì, perché c'è anche il fogliettino.
Il nome tiene ancora gli occhiali da sole. Ah, il nome della figlia. Could it have been Riley who called? I think that's right. She called. Ah, allora adesso si trova. Poi Gigli. Ah, dice ha pagato con l'assegno perché la cassa non funzionava. Ah, forse l'ha messo là per tenerla. Vabbè, sì, è vero. Giovedì a Lucan 89. Ma quanto sono questo sigillo? Looks like the lilies are for Jed. That's right. Riley dropped off an order for Jed. Ho capito, però l'ha aiutata in questa occasione. Lei avrebbe bisogno di aiuto costantemente. Vabbè, ma non ci vuole assumere, oh. Jed must be hosting some event. I wonder why he wants lilies, though. They're traditionally for funerals. God. She doesn't remember. Non se la ricorda. Beh, certo, è proprio una cosa brutta. No, diglielo. Sì, vabbè, bisogna, tanto sempre lo viene a sapere. They were for Gabe's wake. Gabe's wake. Ma chissà se forse lo ricorda. Vabbè, no, certe cose importanti se le ricorda. Gabe's wake. Si è scordata che ci sta, non è venuta proprio. Ah, ok, che cavolo con la figlia, però. Ora non c'è una manco le. Vabbè, però doveva scriversi di, se sapeva sto fatto doveva scriversi tipo un promemoria. Scusa, cosa importante, tu non pensi che uno si scorda. Quindi comunque lei non ha fatto l'ultimo saluto, non è riuscita a commemorare. Ha fatto proprio una brutta figura con tutta la città. Certo, sì. Anche perché ha fatto pagare 90 euro i fiori. E poi non si è manco presentata. Quindi proprio vergognosa. Ah, sembra tipo una tigre. Tipo Puma. Ah, è un cucciolo di Puma. Attenzione. Ah, cerca Mac vicino al negozio di fiori. Quindi nei dintorni. Dov'è quel... Eccolo. Ah, il momento della lotta finale. Ah, meno male. Look, it's not a good time. Sempre. About what happened to Gabe. What? Costing me my girlfriend wasn't enough for you? Now you're gonna accuse me of killing Gabe too? Certo, se noi avevamo protetto in quell'occasione, adesso lui era più disponibile. Vabbè, però non se lo meritava, ho detto proprio sinceramente. So che ti stai cagando sotto. I get it. He died on your shift and you're freaked. But you have to come clean. Please. There's nothing I can tell you. Ma dai, perché? Sei stupido. Come on. He was my big brother. I can't. Something definitely has him scared. Maybe if I could tap into his fear, I could get to the truth. I just need to find something I could use to push him over the edge. Everyone's out to get me. Alex, Ryan, even Riley. Fuck. Even Riley? Did something happen with her? Asta Riley, chissà dove sei andata. Ah, eccola. Ti abbiamo beccato, eh. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college. No, che la verità. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them. Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. Max sta dicendo la verità. Dai, non abbiamo tempo da perdere, lo si scimenza. Già detto nulla questa stupida. Io per correttezza ho chiesto pure subito quel fatto di quella vecchia, proprio perché volevo essere gentile. If he's innocent, why is he acting like this? Acting like what? Maybe I can get her to tell. Mamma mia! Che scemenza! Che scemenza! Mamma mia! Dovevamo solo leggere il pensiero di nuovo.
Do you want to talk about Mac? Yeah, I get it. It's just, if he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? Però questa Riley mi piace, devo dire. Vabbè, a me no, non tanto. No, a me piace perché ha un viso dolce. Right after the wake, he wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no, and that we were done. And now I'm scared he did something horrible. Riley, thank you for telling me. Già lo so che aspettava. Deserve the truth. I gotta run. Ma non sa niente questa. No, dobbiamo andare a prestare a quello per farlo esplodere. E capito, questo Mac voleva lasciare la città. Volevi fuggire dopo aver accoppato a Fratem, eh. Ok, let's do this. Your ex-girlfriend told me about your plans to skip. Ex cosa? Hai visto come sei incazzato? Inizia da puzzare. Vedi? I didn't do anything. Fuck off! Leave me alone. Dio, super boss! Di me, no? Ah, questo... lei sta vedendo, in pratica sto Mac c'ha gli occhi tutti quanti addosso. Ah. E lei ora sta vedendo come si sente quello, che dove va tutti lo guardano. Quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo indagare sempre, poi trovarlo. It's not fair. I didn't do anything wrong. It should have been you instead. Alex? Si vuole impiccare questo Mac. No, what the hell? There are people out there. No, I told you to call it off. È però veramente interessante comunque. Mm. Siamo la Typhon ti fa pressione. Typhon's forcing you to deny the call. What the fuck? I know you tried to stop it. They fucked up, not you. Stop lying for them. You don't get it. This wasn't some accident. I told them you were down there and they detonated it. On purpose? Why? I don't know. I swear. And then I get a message telling me to deny. Dio. Ever a call. Ma allora è tutto complotto. Però chissà perché sto Gabe e chi sta sulle palle. Gabe and I, we didn't get along, but I didn't want him dead. And now Typhon's watching me. Ex ragazza. My girlfriend, she thinks I'm a murderer. My neighbors all hate me. I mean, what the fuck am I supposed to do? Un bicchiere di acqua e zucchero. Perciò se ne vuole andare allora questo. C'è ragione. Down, but does he deserve it? Sì, dai, calmiamolo. Un po' di camomilla. Traumatizza me. Però io ho detto traumatizza. Calmiamo, alla fine è peccato. Da poi ho pure ad avvisare che c'erano quelli. It's like to be doubted. To have everyone think the worst of you. But the truth will come out. I'll make sure of it.
But Typhon. If Typhon comes after you, they're gonna have to get through me too, okay? Però non ho capito che questa Typhon era così importante e cattiva, se no quella gli diciamo di non prendere i soldi. Ah, eccolo l'uccello. Ci ha chiamato apposta per venire qua, dove è morto cosa. You were right. About Typhon, about Mac. Alex. Mac got the call. How do you know that? He got the call and he lied about it. Doesn't matter. Someone is putting pressure on him to keep quiet. Someone from the mine and... It doesn't matter. But it always ends the same. Ryan. He's dead. He's really dead, Alex. Quando si fanno questi primi piani, soprattutto sul viso dei personaggi, si vede proprio che sono più dettagliati e molto più espressivi. Rispetto ai precedenti, sì. Dai, uccello, dici la tua. Ah, l'ha toccato veramente stavolta. Non ha fatto solo la magia. My fault. My job is to keep people safe. And I failed. Beh, certo, pure per questo, appunto, lui si sente male. Vabbè, è un ranger abbastanza scarso. Vabbè, diciamo che ha salvato Ida, no, perché lui non ha fatto niente, ha salvato a lei alla fine. Ryan. I owe you my life. She's wrong. I let her cross that log. I put Gabe in harm's way. I'm not a hero. I'm a coward. No, no, non è vero. Ah, però guarda che lui doveva attrezzarsi di più per andare lui col tronco. E non è che ha fatto andare a una civile così. O almeno se non potevano andare loro, dovevano aspettare i soccorsi e basta. Anche se in quel caso sarebbero morti tutti. Cioè, almeno il bambino sarebbe morto. Vabbè, il bambino sarebbe morto sicuro. Gabe's dead because of me. Vabbè, diciamo lui l'ha dovuta tagliare quella corda per forza, che sennò quella se ne volava pure lei dietro. Beh, diciamo che Gabe ti perdonerebbe, va? Gabe loved you, Ryan. He would forgive you. Poi vabbè, non lo sappiamo, però diciamo così. Magari quello mentre cadeva bestemmiato ha detto sto cesso. Mannaggia lui. Non ci possiamo mettere con questo. Sì, si può creare la reazione, mi sembra, con lui o con Steph. Almeno così mi sembra di aver letto. Vabbè, quindi allora non sono stati nessuno dei due, da quel che si è capito. Vabbè, no, lui per come sta, se non c'era questa scena, cioè per starci questa scena è impossibile che è colpevole. You came up here to tell me that I was right about Mac. About him getting the call. How did you know? Beh, chi sta quello? Scusa. Ah, but... There's something you should know about. No, no, no. Vabbè, però vabbè, da una parte se ci dobbiamo mettere lo deve sapere. Eh sì, se no poi dice, guardi i colori. Però scusa, già, capitolo 2 subito. Sort of weird at first, then really weird. Do you trust me? Questo non ha capito niente, giustamente. Spaventoso, dai, vediamo. Okay. Think of something that just scares the shit out of you. Really focus until you feel it. Beh, però è un po' difficile. Forse... autospaventarsi, sì. Typhon, all of it.
You're afraid you won't know how to handle it without Gabe. Never knew anyone so good at getting into and out of trouble. Che non ha capito niente. No. One time. Tele divino. Ma che è il telefono in questo momento? Ah, questo Jed ha postato. Ha fatto pure 9 like. No. Don't stop, okay? Keep going. Okay. What emotion is this? Boh, c'è un po' di pazzia, penso. Deeper than that, the Royal Canadian Mounted Police can spot a goose grave at 100 paces. The Mounties? Oh, come on, man. I'm sorry. How long were you gonna let me dig? Well, I wasn't gonna stop you. Ah, una pala. Io pensavo che era una nuvola così. No, no, è una pala. Questa dovrebbe essere la papera. La macchina forse. Oh, that's a lot of blood, huh? Gabe, this is serious. Killing a Canadian. Ah. L'hai investito, non hai capito? It is not. They're Canadian geese, Gabe. Property of the crown. The crown of property of the crown, Gabe. What do we do? Vabbè, che ci vuole ricostruire? Did you finish burying the goose or not? Okay, also, property of the crown? Really? Well, they are technically protected under the migratory... ma lui ha accettato così questa cosa? Ah, no, forse adesso glielo chiederà. How? So, I guess I have this... Beh, no, comunque è veramente particolare questa cosa. Vabbè, adesso finalmente l'ha spiegato bene. Ah, sì. Why they're feeling it. Sembra un po' Edward di Assassin's Creed, questo. Un po', però vabbè, a me lui piace proprio tantissimo. Some kind of power. No kidding. It's only ever been the bad emotions before, but that was pure joy. Who else knows? I've never told anyone. Ma non ci ha fatto scegliere però se farglielo dire o meno. No, perché non era obbligatorio. Adesso ogni cosa che cambiava è che lei poteva averlo detto pure al fratello, se gli avevamo detto sulla terrazza. Abbraccio, abbraccio! Mi sono sconvolto. Dovrebbe essere la fine del capitolo 2 questa parte comunque. Mm. Speak this morning. I couldn't. Hearing everyone talk about him, about the life. Beh, però è troppo brutto questo fatto, cioè non si posso pensare che lei l'aveva ritrovato e adesso l'ha perso così, sì. Cioè aveva stato giusto un giorno. Even though I only had one day with him,
changed my life. I said, I didn't. È un po' male questi fiori là. Tipo effetto di solvenza. Un po' bruttini. Vedi, la maglia della lupada ci ha portato bene. Buttalo, dai, sto coso. Faccia il bambino. Vorrei riscolparla ora un po' a quello di Mac. Infatti io pensavo che lo facesse, invece non. Ma tutti contenti, ma non c'è. Non c'è quel Mac. Oh, quella infame no, però. Quella da Ian. No, Mac sta di là in fondo, c'è. C'è? Contento pure lui, oh. Quella, vedi, vedi. Ma questo forse è dipendente di sta cosa. Mi pare che l'aveva detto, Perché puzza? Sta puzzando, fortissimo proprio. È un infame, quindi va indagata su questo. E finito qui quindi il capitolo 2. Adesso vediamo prima le scelte. Però vorrei dire una cosa. Questo secondo me era l'unico gioco dove veramente aveva senso fare una divisione a capitoli e rilasciarli piano piano. Perché era bello poter fare varie teorie per mesi, tipo a dire è stato quello, è stato quell'altro, quella infame cosa. Sì. Più degli altri giochi dove invece hanno storie continue e tu dovevi vedere subito cosa succedeva. Comunque abbiamo fatto, Alex ha aiutato Mac a gestire il suo momento di panico, ha ricordato a Eleanor cosa è successo, ha firmato l'accordo della Typhon, Charlotte però, non noi. Alex non si è seduta sul bordo del molo, non si è messa a pulire. Ha messo la foto sul tavolo commemorativo di Gabe. Si poteva mettere l'album? O niente. Non ha guardato il bersaglio. Ha scelto il nome Alvin per il GRV. Ha passato un po' di tempo a ripensare a Gabe. Ha sostenuto l'affermazione di Ryan alla veglia. Ha detto a Ryan che Gabe l'avrebbe perdonato. Si sono abbracciati al burrone. È diventata la campionessa di biliardino, cioè Steph. Ha usato Storm of Ritter come boss del GRV. Non ha aiutato la passata di Birdwatching. Beh, questo siamo voluti essere un po' noi infami. Comunque, noi ci fermiamo qui con questo capitolo 2. Ci vediamo probabilmente domani già con il capitolo 3. Grazie mille a tutti. Vi invitiamo come sempre a lasciare un like, a condividere e a iscrivervi. Alla prossima, ciao.